Benfenati, via Canaletta 14 a Zagonara di Lugo, provincia di Ravenna. Listen baby, I'm a man of conscience. I'm a man of my word and you'll find out. Dal 27 al 29 maggio il Parco del Tondo di Lugo ha ospitato la sesta edizione della Festa del Cuore, tre giornate intere nel verde per bambini, ragazzi, scuole, famiglie, dove si è fatto praticamente di tutto, si è parlato di sport, di salute, si è giocato, ci sono stati tornei agonistici e non, e insomma si è dato anche ampio spazio allo spettacolo, ai talenti locali con una sorta di reality venerdì sera, alla musica dei Mocha Club sabato sera, e domenica si è conclusa questa tre giorni bellissima nel verde del Parco del Tondo di Lugo con il Gran Galà del Cuore, una serata dedicata alle eccellenze lughesi in tre diversi ambiti, l'ambito della musica, e sono stati premiati due personaggi importanti come il violinista Matteo Penazzi e il batterista dei Modà Claudio Dirani, l'eccellenza delle imprese, sono stati premiati il parrucchiere Paolo Venuta e i fratelli Medri del bar pasticceria Tazza d'Oro, e anche le eccellenze dello sport con il maestro di scherma Guido Marzari, specializzato nella spada e anche tecnico della nazionale campione olimpica nel 1996 ad Atlanta, e la eptatleta dell'atletica leggera Carolina Bianchi, campionessa italiana del 2013. Andiamo dunque a vedere che cosa è accaduto in questi bellissimi tre giorni vissuti all'aperto per la Festa del Cuore. La mia storia nasce come commissario tecnico nel 96, feci le Olimpiadi di Atlanta e portammo a casa la medaglia d'oro dopo 36 anni, poi per motivi familiari dette le dimissioni, e nel 2009, una volta andato in pensione come insegnante, l'attuale commissario tecnico Sandro Cuomo, un mio atleta, mi ha buttato dentro. Io volentieri mi sono fatto buttare dentro, seguo l'Under 20 e l'Under 17. Insomma, arrivate da un mondiale carico di emozioni e di grandi soddisfazioni. Sì, abbiamo fatto questo mondiale Under 20, Under 17, su 6 gare, parlo di spada ovviamente, abbiamo preso 7 medaglie e la soddisfazione, perché è un lavoro fatto da tutte le società periferiche. Il merito non è certamente mio, io raccolgo quello che i miei colleghi fanno. Ecco, siamo nel 2016, anno olimpico, arriva a Rio tra 70 giorni, e cosa ci dobbiamo aspettare dalla spada italiana? Spada italiana, abbiamo la Fiammingo, bicampionessa mondiale, e quindi ci aspettiamo che si riconfermi con un risultato positivo. E la spada maschile, che sembrava non si dovesse qualificare, l'anno scorso ha fatto un miracolo e sono ragazze che si allenano, e quindi tutte le possibilità sono aperte. Poi se quel giorno gli altri saranno migliori, gli diamo la mano, ma l'importante è allenarsi per non dover recriminare. Ecco, l'ultima domanda è questa: noi romagnoli siamo destinati a guardare la scherma soltanto grazie al tecnico, oppure prima o poi arriverà qualche romagnolo di alto livello che possa indossare la maglia della nazionale? Beh, adesso ho un mio atleta di Ravenna che ha 17 anni, Preziosi Alessio, che lavoriamo da quando aveva 5 anni, recentemente